Raga, quest'oggi siamo qua tornati su questo schermo nero. No, è Brawl Star Cina. E dopo che non ci entro, non so se c'è qualche news. Magari già solo a prenderlo. Beh, effettivamente un aggiornamento lo sta facendo. Ci sarà stato il bilanciamento anche qua, direi, o qualcosa del genere. Ovviamente anche qua c'è l'evento Angeli e Demoni. Io vado dai demoni. Sapete che forse c'è qualche droppettino gratuito in realtà, ora che ci penso. Se non anche qualcos'altro. Vediamo. Comunque adesso vi spiego l'idea di questo video. Diamo al volo un'occhiata qua. Capiamo un po' quali sono le novità. Ah, ecco, intanto ho visto già in basso a destra. Ovviamente qua ci sono gli Star Drop qua. Nulla di strano. Per il resto, se vado nello shop, vediamo un po'. A parte, oddio, questa cosa qua è. Ma c'è anche una cassa rosa. È da quando? Andiamoci sopra. Ok, ah, qua servono i ticket. Ma vabbè, a parte che quelli lì non li ho, non ho idea di come funzioni. Per ora andiamo avanti. Abbiamo offerte che anche da noi sono presenti. Le mega casse azzurre che qua non sono una novità. E ovviamente anche Star Drop angelici e demoniaci gratis, che tra poco andiamo ad aprire. Le skin di SpongeBob qua le hanno tenute per più tempo, penso. Offerte infinite. E ok, direi che abbiamo finito qua. Anzi, in realtà forse non abbiamo finito, perché se io vado sul pacco regalo, che ovviamente lo tappo ma non funziona, naccia, oh. Vabbè, ci guardiamo dopo. Io direi che intanto posso andare a tradurre sta roba qua. C'è scritto box speciale con probabilità up, probabilità aumentata. Tu quindi mi stai dicendo che io qua andrei ad aprire queste box con i ticket là sotto? Nelle modalità ovviamente non c'è nulla di strano. Ok, anche qua su Brawl C c'è il bug che se andiamo tutto a destra sparisce tutto. E ovviamente a sinistra abbiamo le varie reference a robe demoniache. Vabbè, io a sto punto direi intanto di andarci a aprire i drop angelici demoniaci. E poi casomai vado un attimo a cercare qualche info su quella box rosa. Se riusciamo a trovare uno spacchettamento a riguardo non sarebbe male. Comunque sì, in teoria da quel che ho capito sono delle box che dovrebbero darti la possibilità di trovare quei brawler che vedevamo lì, insomma. Poi non lo so, non ci sono altre spiegazioni a riguardo. Anche se forse magari in alto a destra ci sta un altro tasto. Ora ci guardo di nuovo. Qua i drop ovviamente non ci hanno dato nulla di incredibile. Abilità demoniaca che sinceramente qua non ci interessa. Vediamo un po'. Sì, ci sta qui. E qua tocca tradurre, sì. Allora, si chiama scrigno del tesoro. Forse, vabbè, sì, la box del tesoro. Nel punto 1 dice: se acquisti 10 monete d'oro con coupon da 7 punti, riceverai un piccolo scrigno del tesoro con probabilità up. Se acquisti 100 monete d'oro con coupon da 56 punti, riceverai un grande scrigno del tesoro con probabilità up. Non ho idea di che cosa voglia dire. Nel punto 2 dice: la probabilità di avere un brawler in questa box up sono coerenti al Heroes Play Small Treasure Box. Quando trovi un brawler leggendario avrai una possibilità del 60% di ottenere Corvo Nero o Spike. Perché Corvo Nero? Corvo e basta. Sono molto confuso. Quando ti esce un mitico avrai il 60% di avere Max o... Ma sì, sono questi qua che infatti sono nella copertina. Ah, ok, vedi, questi sono letteralmente i brawler che possiamo trovare. Vabbè, poi per il resto non dice nulla di interessante. Mi sa che è uscita anche una nuova skin. Se io vado nell'evento 567, sì, c'è Colette. Dovrebbe esserci Spike, perché sta roba qua c'era già anche prima con Colette. Però ho trovato un tweet con questo video dove abbiamo un altro libro e sotto questa skin di Spike elegante. Vedi, è simile, però c'è Spike. Vediamo in questo caso cosa trova di interessante. Sì, è letteralmente come Colette. Vai ad aprire questi pacchetti che ti danno ricompense, se non mi sbaglio, per quel libro. Cioè non sono ricompense vere e proprie, vanno ad accumularsi sul libro, tipo delle immagini. Esattamente. Però, boh, vabbè, finisce qua. Ad ogni modo, qua intanto posso prendere 4 drop gratis. Sempre queste cose qua che c'ha Brawl Cina, eventi esclusivi che appunto solo qua ci sono. Però di solito non dà mai niente di che. E infatti vedi 4. Però mi è bastato solamente accedere al gioco per riceverli. Se facessi 3 partite in gruppo potrei ottenere altri 21 drop. Magari dopo le vado a fare. No, volevo un attimo capire qua sia la questione Spike e sia la questione di quella box rosa. Vediamo, se vado da Spike intanto direi che non c'è niente. Ok, informandomi un attimo, a quanto pare in realtà una skin di Spike, Jazz Spike, dovrebbe esserci. Questo post nello specifico è del 21 novembre. Non vorrei che questo aggiornamento ancora debba uscire. Per quel che riguarda tutte le altre skin invece già le conosciamo. L'unica effettivamente è Jazz Spike. Per quel che riguarda sta box purtroppo non sono riuscito a trovare nulla. Sempre se ci sia una box da aprire, ma in teoria sì, vedendola anche lì in primo piano, insomma, la andrei ad aprire io. Solo che sti ticket qua si shoppano solo con i soldi veri e su Brawl Star Cina è un
un casino shoppare. E quindi nada, peccato. Vorrei adesso andare a vedere il pacchettino regalo lì, se funziona naggio a lui. Riavviando il gioco, dovrebbe essersi fixato. Ok, qua come sempre, andando a tappare più o meno un po' a caso, magari riusciamo ad ottenere qualcosina di gratis, soprattutto nel caso in cui dovesse esserci ancora il percorso di Spike. Eccolo qua. Qua botta sicura qualcosina troviamo, sperando che sia qualcosa di bello corposo, bello succoso. Beh, un droppettino e 500 bling per ora non è neanche male. Poi andando giù direi che non dovrebbe esserci altro che lascia il gioco. Andiamo a prendere le ricompense. Non è detto che sia un drop casuale, è infatti un drop mitico. Speravo nel leggendario, ma va bene così. Vediamo un po'. Niente, troviamo un punto di energia e poi i 500 bling. Raga, io direi di fare una bella cosa. Visto che siamo qua, ve l'ho promesso più volte, quello che fermo adesso sarà un po' 2020 vibes, perché andremo ad aprire le mega casse, cosa che non ho mai fatto. Eccole qua. Vi ricordo che su Brawl Cina, se abbiamo le casse Brawl, le mega casse, più quelle altre sotto, però sempre quei ticket. Questa qua, tra l'altro, azzurra, dovrebbe essere incredibile, perché c'è una piccola probabilità tipo di avere tutto maxato. Ah no, non tutto maxato, ma di sbloccare tutti i brawler in un colpo solo, che comunque tanta roba. Mentre le mega casse, queste qua normali, sono molto molto simili a quelle appunto che c'erano un tempo, più che altro per quel che riguarda la probabilità, che come vedete la troviamo. Sì, vabbè, è in cinese, chiaro. Però a partire dal 4.5258%, quella lì è la probabilità di trovare brawler rari. Quindi andando sotto abbiamo i super rari, epici, mitici, leggendari. Nello specifico quella dei leggendari è a 0,10, torna a grandi linee con quello che era un tempo, andava dal 0,9, 0,10, 11, 12, più o meno era sempre lì. Mentre sotto abbiamo, direi, star power e overdrive in teoria, o forse gadget, oppure tutte le cose, insomma. Noi comunque siamo qua sempre per trovare i brawler e quindi andiamo. Ovviamente sì, qua si possono prendere sia con le gemme che con i crediti, non c'è la rotta delle star, insomma è tutto un po' diverso. Prima mega cassa di Brawl Star Cina ci dà uno skip. Sì, chiaramente le mega casse in sé per sé fanno sbocco, non sono come un tempo, è solo la probabilità di trovare i brawler, che è rimasta a grandi linee simile. Quindi dai, vediamo. Oggi vorrei aprire almeno una decina di casse, se tante volte uscisse un bel brawler. Chiaramente ho ancora un sacco di epici, mitici, leggendari, a voglia. Dai Brawl Stars, Cira, forza e coraggio. Cos'è, bisogna boostare il contenuto qua per caso? Ma troviamo sempre punti energia e monete, basta. Che poi in realtà, raga, allora, l'oro ai tempi quant'era? Tipo, attenzione qua, due skip. Era di circa 500-600, mi pare. E poi c'erano, sì, tipo 50 skip, mi sembra di ricordare, su 4-5 brawler. Sì, quindi è molto meno la roba. Però attenzione, skippettino luminoso. Beh, qua l'oro non c'è neanche male. Vediamo un po'. Ah no, gadget. Naggia. Peccato. Vabbè, comunque dai, vedi, qualcosina si riesce a trovare. Andiamo con la prossima. Almeno un brawler, sì. Cioè, se ti apro 10 casse non mi dava anche un brawler, questo è uno scam allucinante, direi. Ora credo che siamo a 5 con questa. Qua stanno partendo i crediti. Ma ci sta, in realtà i crediti su Brawl Cina servono a questo, per i brawler, come detto. Cioè, è così che vanno trovati i brawler. Vedete che sopra il negozio non c'è il bottone della rotta delle star. Vabbè, ci sono Bohems come ai tempi, assieme ad altri che sono qua nel cammino dei trofei. Oppure in tutti gli altri c'è scritto che vanno trovati proprio. Vecchio stile qua, ragazzi. Ed è questo il bello. Ogni tanto ritornare alle origini fa sempre bene. Però, caro Brawl Star, nel senso, un brawler, dai, un super raro, dai, me lo vuoi dare? Ok, attenzione, doppio schippettino. Il luminoso c'è. È lui? È lui, non è lui. Aspetta che qua bisogna boostare con... Porca miseria, fazzoletti tattici. Andiamo. Oh... Vabbè, certo, Carl. Beh, va bene, ha detto un super raro. Effettivamente un super raro mi ha dato. Però dai, secondo me poteva dare qualcosina di più. Andiamo avanti. Apriamoci ancora qualche altra cassettina. Attenzione. Che è doppio schippettino, per caso? È doppio schippettino, veramente? Attenzione. Vabbè, 8 bit, ok, ci sta. Nel chill. Mentre l'altro... Beh, te devo dire, oh. Già qua iniziamo a ragionare, secondo me. In due casse abbiamo trovato tre brawler, due super rari e un epico. Te devo dire, oddio, che è successo qua? Perché si è spostato tutto da solo? Andiamo con la prossima cassettina. Attenzione, qua niente. Comunque l'oro, vedi, a volte te ne dà mille, a volte te ne dà pochissimo, come adesso. Vabbè, anche qua comunque ci sono le varie probabilità. Però sì, essendo che qua ci sono i star drop, come da noi, e anche con più quantità, perché in realtà adesso, come avete visto all'inizio, ci sono... Sono sì star drop quadrupli, però qua lo standard è avere i per due, quello è proprio fisso. Più in realtà ci sono spesso eventi, tra cui questo, oppure il 5-6-7, che è un evento fisso. Come vi ho detto prima, a me qua basterebbe fare tre partite in gruppo per ottenere 7 più 7 più 7 star drop. Poi beh, le missioni le abbiamo anche noi e il pass pure. Nel pass ci sono pure le mega casse, oltre che gli star drop. Ma c'è anche una cassa azzurra per caso? Aspetta un attimo che non mi ricordo. Vabbè, se c'è è a pagamento, però sì, che c'è la soglia 49, però si sciopera
droppa sempre il pass. Comunque si manco appare tutto rotto. Vabbè, non è che è rotto, è che qua funziona in modo diverso. Vabbè, peccato che non si possa avere gratuitamente, altrimenti una pushatina l'avrei fatta per il content. Andiamo con altre due mega casse. Vediamo se tante volte ci scappa un altro brawler. Direi che qua non ci sta per forza di cose, che brutta questa. Ma andiamo con una cassa brawler proprio così nel chill, giusto per dire guarda ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato, 12 punti energia. Dai, ultima mega cassa. Attenzione, qua serve chiaramente il vostro like adesso che boosterà il contenuto. Magari anche un'iscrizione con scampanellata. Vediamo un po'. Oh, la prossima è quella che fa veramente effetto. Attenzione. Eccola. Oh, niente, vabbè. Ci ho provato. Almeno 1100 passa monete, non c'è male. Vabbè, dai, ormai che siamo qua. Ma sì, buttiamoci in un'altra, va. Tanto i crediti li abbiamo. Abbiamo niente. Vabbè, dai, ci sta. Ho trovato tre brawler. Non è che si possono trovare brawler a ogni box, no? Vedi anche questa qua che costa in soldi e non coi ticket. Però se io provo a shopparla, in realtà mi dà errore. Anche se vado nello store cinese, tutto un casino. Ed è un peccato perché sta cassa dovrebbe essere veramente corposa in teoria. Anzi, in realtà in passato, se non ricordo male, ho già fatto un video dove andavamo a reactare a quella box lì, ma non ne sono sicuro. Quindi se l'ho fatto vi lascio qua la miniatura in primo piano con il video in descrizione. Per il resto, dai, qua direi che... dai, giusto così. Andiamo a farci una partita in gruppo, così abbiamo anche i 7 drop. Usiamo la lente. Eccolo qua il bro e si va. Beh, che poi in realtà vincendola abbiamo anche i 4 drop demoniaci del giorno. Te devo dire che così male la situa non è. Tu Bull vai a prendere quelle, io penso alle altre. Tra l'altro questa skin che sto usando qua su Brolcina l'hanno regalata. Non ho idea del perché, ma i tempi la regalarono. Ma qua la situa... cioè dovremmo essere contro... non bot, ma insomma il livello dovrebbe essere molto basso. Io penso che qua la Maisie si possa fare senza troppi problemi, ok? Il mio amico Bull non so se riuscirà a campare, ma forse si... no, peccato. Sì, pure con il lag incredibile. Vabbè, diciamo che troppe difficoltà... Oh, attenzione Edgar. Lì pure una skin esclusiva di Brolcina. Il nostro Bull, zitto zitto, il suo l'ha fatto. Qua potrei pushare Sandy con la super. Ottimo. Beh sì, diciamo che doveva andare così, cioè, ci mancava solo perdere a sti livelli. Andiamo a fare questi qua. Ok, pusha. A posto, secondi, ci siamo. Ecco qua il nostro Edgar incredibile. Ecco, amico mio, secondo me per te, diciamo che più di tante cose non è che si possono fare. Tu scappi, ci provi. E adesso che sei qua nell'angolino, che fai, amico mio? Sì. Ok, bravissimo, complimenti. Chissà lui come ha trovato quella skin, tra l'altro. Vabbè, comunque, per ora il nostro l'abbiamo fatto. Vediamo se in sti drop demoniaci o quelli normali si scula. Attenzione. Non è abbastanza lento. 500 monete. Qua niente di che. E infine nel quarto. No, niente. Peccato. Oh, però attenzione. Beh, un avatar carino. Va bene, va bene. Bella per il bull. Andiamoci a prendere i nostri droppettini standard. Dai, che almeno qua la sculatina. No, vabbè, che poi non mi posso lamentare. Abbiamo trovato tre brawler, quindi, cioè, il nostro l'abbiamo fatto. Però, dai, se ci scappasse un altro nei star drop, giusto per una questione di completezza, di content, di robe incredibili. Certo, qua mi sta dando solo dei rari, letteralmente. Mamma mia, ma che è? Va bene. Riga, io spero che questo video un po' così, un po' improvvisato, vi sia piaciuto. Ogni tanto fare sti saltini su Brawl Stars Cina, secondo me ci sta. Per il resto, mi raccomando, un bel like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.